Ok, ciao Fede, ciao Shand, ciao Liam e ciao Federico. È il momento di entrare per l'ultima volta in Resident Evil. Forse l'ultima volta, io non so quanto dura End of Zoo. Ho letto che la run, cioè in Along to Beat dicono che duri solo la run 1 ora e mezza. Quindi per me significa almeno 2 ore e mezzo per il mio modo di camminare. Abbiamo iniziato Resident Evil 7 al tempo quasi per scherzare. È stato tipo una live, due live così. Poi l'abbiamo interrotto per tanto tempo, per poi riprenderlo e quasi interromperlo sotto un certo punto di vista per via di Lost Odyssey. Ci ha perso Yakuza, ma Yakuza diciamo che rimarrà per sempre in questo caso. Non sarà mai possibile allontanarci da Yakuza. E adesso stiamo effettivamente per dare un'ultima conclusione a Resident Evil 7. E dico, o per meglio dire, premetto che l'8, il Village, probabilmente quando sarà il suo tempo, probabilmente tra un anno, lo giocherò pure in blind, come il 7, però il 2 e il 3 no. Il 2 e il 3 remake credo che me li giocherò per conto mio. Ma se ne parla tra un bel po' a prescindere, cioè ancora neanche li ho. Questa è una cosa che poi dovrò vedere, perché se no metterei troppa roba su eventuali schedule e l'8 non lo giocherei mai. Mentre così posso viverla in parallelo, anche perché ma il martedì sarò occupato da un bel po' dallo Odyssey, ma quando verrà il turno di Persona 5, io il martedì me lo sono giocato per sempre. Stessa cosa, quelli che possono essere altre micro cose in base al gioco, anche perché dopo il giovedì, no, non era il giovedì, sì, no, no, era il martedì prima di Persona 5, ci sarà Chrono Cross anche, e anche quello so che dura un bel po', quindi non posso impegnarmi troppo per determinate schedule. Tra l'altro, a febbraio sarebbe dovuto esserci un evento di Persona, un annuncio di Persona, non c'è niente. Per carità, ancora febbraio a 4 giorni, potrebbe essere qualunque cosa, però sapevo doveva esserci un annuncio. Poi, fino alla fine della primavera, no, no, non è Soul Hacker perché sul sito ancora non compare, ancora compare annuncio atteso per febbraio, se vai sul sito giapponese però, quello P25CHGP. Quindi ancora un annuncio per febbraio a tema persona, credo ci sia. Anch'io avrei potuto pensare che erano tipo i DLC pre-order di Soul Hacker che sono quelli di Persona 5. Però no, cioè ancora erano lì, dopo altri 2 o 3 giorni di controllo, ancora era lì. Però vediamo cosa succede in questi 5 giorni per quanto riguarda Persona. Anche perché potrebbero ancora, cioè ormai l'ho preso per PS4, però potrebbero annunciare ancora una versione PC di Persona 5 Royal, che magari potrebbe portare anche migliorie alla versione PS5 di Persona 5 Royal. Vabbè, basta. End of Zoo. Contenuto originariamente, no, ancora ora, originariamente cosa? Contenuto a pagamento di. Io tra l'altro, io mi sono specchiato perché il gioco ce l'ho qua, ma la chat ce l'ho qua, quindi a me questa cosa mi crea un fastidio. Dovrei mettere la chat a sinistra, però non so se Streamlab lo permette. End of Zoo è un contenuto a pagamento all'interno dell'universo di Resident Evil 7 ed è il post finale del gioco. Nessun eroe è proprio il continuo, pur utilizzando Chris. Qui, settimane dopo gli eventi di Nessun eroe di Nathan Hero, una nuova minaccia è in agguato. Joe Baker, il fratello di Jack, dovrà affrontare le mostruose creature a mani nude se vorrà salvare ciò che resta della sua famiglia. Tutto così, a parte avere comunque il feeling da Village, molto prima che Village ancora esistesse, ma poi affrontare queste cose a mani nude. Vabbè. Vediamo cosa c'è dentro. Abbiamo per l'appunto un menu. Tra l'altro si chiama End of Zoo, quindi io penso che qui ci muoia Zoo. Cioè, se tanto vi dà tanto, o si conclude la sua storia, o qui ci crepa Zoo.
Se è solo la storia che ti interessa, fai pure, per coloro che amano un po' d'azione. Ok, questa zona la ricordo, era la baita che portava alla casa nella baita della vecchia. Ah, ecco. Ah, quindi a prescindere qui dà per scontato che hai fatto questa scelta. Anche per questo probabilmente viene considerato canonico. Oltre a magari Village, sicuramente Village darà quella cosa in più, ma questo è uscito prima, quindi. Ah, è quello che succede anche col suo quando scegliamo lei, però nel suo caso succede nella barca. Qui si vede offscreen. Dovrebbe essere lo zio amorevole. Si sente l'audio. Colpa mia. I don't know who you people are. With all these monsters running around here. Tell me, where did they come from? It's not what you think. You don't understand! Well, I don't understand! You see that girl back there? Look! That there, my brother's little girl. My niece, you understand? And around here, family is a righteous cause. And you ain't gonna kill my family. Ma lui è pazzo di default, no? Cioè, gli altri sono diventati pazzi per via di Ivi, ma lui è pazzo di See, that ain't suo. something I can abide. For fuck's sake, she's infected. She's dying. And we're both gonna fucking die if we don't get the fuck out of here right now. She ain't dead yet, boy. So I figure you better do something about it. For I feed you two little friends outside! Okay. There's a cure. You're lying to me. Ma poi c'è un solo. I'm not lying. I'm not lying. We were on our way to get her treatment. And you fucked that up when you jumped us. They're probably still waiting for us right now. Where? Where? I took it to an old shack. Not too far from here. Sembra tutto un po' tutto decontestualizzato. I swear. Ok, lui ha una tecnica sola per adesso. Il menu ci dà il manuale di sopravvivenza e i pugni. Mani nude, nient'altro che due pugni. Cioè, è proprio un picchiaduro diventato. Va bene. Promemoria su come uccidere quelle merde. Il loro corpo è resistente, ma la testa è debole. Colpiscili alla testa. Sfera i pugni il più rapidamente possibile. Non è un problema. Assestagli un bel sinistro, destro, poi di nuovo un destro. Destro, sinistro, destro e poi un sinistro. Cioè, sono alternati tranne quel SDD. Cioè, SDD, DSD. Vabbè.
Non so se è una combo, ma vediamo. La testa si frantuma come un cracker se la schiacci. Come un cracker se la schiacci con il piede. Accucciati, avvicinati silenziosamente alle loro spalle quando non guardano, per farli fuori senza combattere. Non mi sembra che faccia una combo particolare in base alla combinazione premuta. Ma Your My Family, ma per tutta l'avventura in cui Your Family è stata contaminata da un mostro maledetto, dove sei stato? Ho visto una cosa strana oggi mentre pescavo. Ero uscito per controllare se aveva acchiappato qualche bell'esemplare. Una delle lenze era bella tesa, così la tiro su e mi trovo davanti a una mostruosità che Dio solo sa cosa fosse. Con zanne e artigli giganteschi. Lo stronzo ci ha provato a farmi fuori, ma gli ho piazzato un bel pugno in faccia. In faccia, appena provato ad aprire le fauci. Credevo di aver visto tutto in questa balorda vita. Sono sicuro che è uno di quegli esperimenti del governo sugli animali ed esseri umani o roba simile. Questo spiegherebbe quegli elicotteri che continuano a ronzare da queste parti. C'è un superumano, questo è Capitan America. Io direi un altro calcio così, giusto per sport. Ok, fluido chimico, un save point. E qui non penso questo mi servirà mai più. Ok, è il momento di iniziare il nostro viaggio all'interno della fine di Zoo. Ah, qua c'è proprio. Ah, ma allora è vero che c'è. Sì, ma non, se mi prendi il secondo trigger. Ma Master Combo c'è? No. Ah, ci deve essere forza un avversario, se no non parte. È un calcio quello. Ah no, è un montante. Un uppercut. Schifo. Con cosa dovrei combinare? Creature possono essere combinate con il fluido chimico. Ma che schifo! Mangiando le creature? La tua salute aumenterà. Cioè, scusa. Se io me le mangio per conto mio, mi aumenta la salute massima. Mentre se le combino, recupero la salute attuale. Non lo so, mi fa schifo anche solo pensare entrambe le cose. Per adesso le combino però. Io le mangio. Ah no, non si possono mangiare da solo, infatti. Traduzione abbastanza libertina. Sono confuso da come questa cosa abbia senso all'interno del power scaling di Resident Evil. Cioè, non che mi interessi, non è che mi cambia sapere che ci sia un superumano in mezzo a tutto. Vorrei sapere dove è stato finora più che altro. Cioè, meno male che Ivy non ha preso lui. Se no il gioco era finito prima di iniziare. C'è qualcosa qua dentro, no? Vabbè. Poi sulla mappa. Ok, la mappa la fa facile. Casa di gioco, è enorme praticamente. Distruggi. Ah, lui non gli frega niente di come funzionano le barricate. Ma era un motivo per flexare il fisico? Il fisico soprattutto, la fisica? Ok, quindi
Se è presente nel tuo inventario un idolo, aumenta il tuo attacco dell'1%. Sono sempre più dubbioso sul... No, non sul prodotto, sull'environment utilizzato, eh. È tutto così strano. Cura... Ah, così. Hi, Mr. Gunny. Non era così facile trovare la cura dell'infezione. Perché questo qui è qua e ha una cura per l'infezione? C'era un altro prompt. Wesker, stiamo usando Wesker. Anche perché, cioè, serviva la cura, abbiamo trovata, torniamo indietro e abbiamo finito. Tra l'altro è il rumore delle bare di Medieval. Quando spuntano gli zombie da Medivo. Sì, sto correndo. Cioè, tu davvero mi stai dando il tutorial per la corsa adesso? Ma è un alligatore questo. È palesemente un coccodrillo. Ma dove l'ho trovato? Io vorrei sapere dove l'ho trovato. No, non lui, il tizio che è morto. Cioè, non so, mi è sfuggito qualcosa all'interno della cronistoria. E cos'era quello? Ma poi perché sta prendendo a fuoco la casa? E vabbè, anche perché questa porta mi sembra inagibile. Allora, io direi che la parte di sopra può ancora servirmi. Tra l'altro, durante un incendio, la carta dovrebbe essere la prima cosa che attecca. Chiacchitta, che attecca, che... E fammi uscire. Ciao Nicola! Ma ce la facciamo? Allora, qua... Vabbè, devo prendere Zo probabilmente. Tanto sembra la Made in Black di Demon Souls così. Ok, io direi che aiuto, non vedo niente. Ah, c'è un ventilatore, con quello potresti domare le fiamme. Ah, disse quello che può uccidere gli zombie a mani nude. Così. E così andremo verso Boletaria.
Ok. Lui ha deciso che andava bene così. Ok, finito, titoli di coda. O no? Cioè no, spero di no. Più che altro perché per adesso non comprendo perché questo sia quello a pagamento e quello prima sia quello gratis. Però ancora siamo all'inizio. Forse. C'è una sezione molto simile in God of War 2018. Ok, quindi abbiamo due strade e una porta chiusa. Ma se ha detto ci sono delle luci, perché non vai verso le luci? Vabbè, chi siamo noi per giudicare l'andazzo del... Ok, sì, direi tutto bene per adesso. Domani arriva il gioco più votato dell'intera generazione. E vediamo cosa ne dirà la mia esperienza personale al riguardo. Ti vuoi muovere? Ma se la butti tanto è fatto... Non si vede niente! Ah, ti obbligano ad andare nella baita perché sennò c'è il coccodrillo. Dove c'è un'altra barca, che è quella che ho preso io. Credo. È quella che ho preso io con Luca, come si chiama il protagonista, con Ethan. Base. Prendi della medicina, prendila, serve più legname. Avvicina il mio cadavere. Sì, pensavo che fosse per quello il tutorial, quello in cui ci sono state le uccisioni furtive. Era così facile, Ethan. Era così facile. No, no, m'ha visto. È spento. Anche perché chi dovrebbe utilizzarlo il computer? Ho una larva. Una lancia? Ma sono così potente quei pugni che... Sì, qua. Ma muore con due colpi? Cioè, hanno fatto la Evenorel, praticamente. Uccidi tutto, ma muore subito. Ma che cosa mi dai la lancia? In un contesto in cui sto riuscendo a fare tutto a mani nude. Vai, fuori uno, poi. Oh, livello Resident Evil proprio. Fuori. Ah, perché a terra non si prendono facilmente. Ok, ok, ok. Prima quello lì sono riuscito a prenderlo perché era furtivo, ma a terra con i pugni è più difficile.
quello non puoi prenderlo di spalle. Ho sbagliato strada. Ah, giusto. Perché ce l'hai davanti. Ok, ora. More seriously. More seriously. Andato correndo, non mi ha fregato niente. No, mi ha visto. Vediamo se ritiri i pugni. Ok. Vediamo sta cosa della lancia. Che poi è one shot. Scomparso. Ma se lo manco è game over allora. Vabbè. È probabile che io mi ponga troppe domande per il tipo di contenuto che stiamo vivendo. Ok, così aumentiamo la nostra forza fisica. Salviamo. Terzo save point, così abbiamo una bella tripletta di salvataggi. Fluido. Ok. È solo quello posso fare. Ah no, c'è un documento. Il seguente ordine ha applicazione immediata. Il mutamicete si è propagato per tutta la palude e continua nella sua mutazione al contatto con nuovi organismi. Ed è assoluta priorità evitare che venga a contatto con i medicinali. Se questi ultimi dovessero subire una mutazione, diventerebbero inutilizzabili. È necessario trasferire l'intera stazione per sintetizzare l'antinfettivo sul battello a vapore. È della Umbrella Corporation. Il battello a vapore che credo che è quello in cui operava Mia. Ah, oh, basta! Che fastidio! Ma non lo... Guarda come carica il pugno! Boss fight, boss fight. Non si vede niente. È finito? Beh, parrebbe di sì. Gambero. Peccato, l'avrei fatto no damage. Ah, ok. Se devi farmi altre morti apparenti solamente per ricomparire più avanti di nuovo. Ah, sta facendo proprio come il Nemesis. Ma viene a mare? No, ha perso l'aggro. Vedo che si sprecano con le macchine da scrivere. Ah, ma questo è il... No, pensavo fosse il checkpoint, il giro, invece no. Sono andato da lì, rimessa barche, quello è chiuso. Ma quello è chiuso da un lato, forse avrei dovuto... Vabbè. Tanto è chiuso. Abbiamo qualcosa? No.
Un altro pugile, così aumentiamo ancora di più la forza fisica. E un altro save point. Ok. Dove finita la porta? Cioè, questo unisce il fluido chimico con la merda. Oh, due lance. Ma è morto? Non mi dire che c'è un alligatore in mezzo senza che me lo fai vedere prima. Sì. Sì, ma se non me lo fai vedere prima è ovvio che ci muoio. Ne fanno, è come Metal Gear Solid 3. Quando arrivi nella zona con gli alligatori, ma lì almeno la visuale dall'alto ti faceva capire. Più o meno. Poi vale sempre la stessa cosa. Se lo manco, quindi è game over. Cioè, tu mi stai dando le munizioni contate. Ma ho sparato! Ma dammelo il tempo di lanciare! Cioè, è trial and error sto DLC. Dai, let's go again. Cioè, l'hanno messo dietro l'erba. Io il tempo che lo miro. Affan. Ma ce n'è un altro! Come? Non si può neanche tuffare. Cioè, tutto questo per un gambero? Ma dai, ma porca miseria, ma non ci sono le munizioni apposite? Ma poi se sono qui, perché fai la ronda in questa zona? No, cosa c'era scritto? Era la prima difficoltà? No, non voglio abbassare la difficoltà. Anche perché quanto potrebbe cambiare l'eventuale abbassamento della difficoltà? È una meccanica one hit KO. Almeno facesse riprendere quelli utilizzati qua. No. Ora io devo prendere questo e uccidere l'altro alligatore. L'alligatore quello devo lasciarlo lì. Altro alligatore che non so dov'è. Cioè io devo seguire per forza questo. Quello non si può ammazzare. Perché se quello lo ammazzi, non puoi andare avanti. Ma non ho più. Ma non ha senso questa cosa. Ah, ok, c'era un'altra strada. La chiamavano difficoltà artificiale. Mi ha preso in faccia. Dov'è? Non vedo niente. Ma se sto colpendo quella a terra!
Cioè, mi ha preso durante l'animazione. Vabbè. Non cade... Non ci credo. Dov'è? Ma l'ho preso! Ma l'ho preso! Cioè, gli è scivolato, gli è caduto sotto ed è scomparso. L'ho preso, ma siccome l'animazione è arrivata prima della lancia che gli arrivasse a lui... Io non lo so. E ricominciamo da capo. Ora faccio una speedrun. Oh, di nuovo quei due ci sono. E cadi. Non ti alzare. Ora io vorrei evitare di morire di nuovo, perché il gioco deve essere stronzo. Io capisco che... Vabbè, lasciamo perdere veramente. Cioè, quanto sarebbe intelligente tornare indietro ora e salvare, dando per scontato che non respawnino i nemici. Perché io non so cosa c'è dopo, se mi spuntano 48 alligatori. Cioè, questa qua è la meccanica base del come si affrontano i nemici in un Souls, ma senza il level design dei Souls. Vai, corri, corri, Forrest. Buff, ok. Ora qua c'è quello che fa la ronda, che tra l'altro non è che tipo lo puoi vedere scappare, no. Devi andarci a morire, in caso. Ce n'è un altro. Come si supera? Non si può superare, bisogna andarci stealth. Spero che bisogna andarci stealth. Perché non ha senso. Continua a non averne. Però ognuno. Scala gialla, così si vede. Oh, abbiamo sbloccato l'altra parte, sì. Ok, per l'appunto anche gli shortcut sono alla Souls. Apri. Cioè, la stanno buttando sull'altezza? Ti speak very sacco. Street Mary Knight. Let's go. Ok.
Ah, lui è morto. Ah no, ok. Troppa fatica a salire una scala. Questa è una bella zona per una boss fight. Che ci devo fare con la ferraglia? Con la chiara ferraglia? Non puoi usarla in questo stato. Ci sono altri stati in cui può essere. Scusa, scusami. La porta a un pomello. La porta a un pomello. Giusto? Se avevi le mani così, come l'hai aperta? Si sono seccati di mettere le scolopendra, non so se è una soluzione chimica. Ora, cioè, se io faccio questo e ho le mani occupate, apro col cazzo. Ok, va bene. Opla, aumentiamo ancora di più la nostra forza fisica. Albero, ah, è per creare. Cioè, veramente. A parte che il crafting deve essere qualcosa legato a diverse cose che uno trova all'interno di un mondo di gioco. Qui ti danno gli oggetti necessari per craftare quello che ti serve. Vedo niente. Tu non. Vabbè. Ma mi sono difeso. Mi stai dicendo che è obbligatorio che utilizzi la lancia? Io non voglio utilizzare la lancia. È un nemico di terra, io non voglio utilizzare la lancia. Se è obbligatorio utilizzare la lancia, non è un nemico, è una gimmick. Se è una gimmick, sto dirle c'è un problema. Ah, ma si possono fare anche le bombe, già. Fluido chimico più no. Sì, ma ormai non ho più fluidi chimici. Tanto la musica cambia. Gli avevo dato troppo tempo prima io per reagire. Io capisco che il design debba aiutare, ma chi è che mette una croce gialla? Neanche dove siano i nemici alle spalle. Cioè, a me non sembra alle spalle quello, ma forse sta per diventarlo. Gli ho tirato un pugno davanti, non l'ho visto. Ho preso l'achievement sorpresa. Perché c'era una larva dentro una scatola? Un altro. Non gli devo dare il tempo. Non gli devo dare il tempo. Gli ho dato troppo tempo. Cioè, lui è l'emblema del. L'attacco è la miglior difesa. Cioè, questo nemico è proprio l'emblema. Altra ferraglia. Così proprio messa in bella vista. Ah, da lì forse si poteva prendere anche alle spalle. Là probabilmente si potrà sintetizzare. No! Dai, ma lo. Zigata! Dammi spazio di manovra, porca puttana! Ma mi sono difeso!
Insomma, si sono impegnati per farlo così, eh? Rimpiango tantissimo Natahiro. No, è vivo ancora. Finché alla testa non mi fido di nessuno. Non è vero. Ok. A questo punto usiamo la tecnica del... Oh, ma c'è il save point là. Facciamo un passo indietro, salviamo così. Per quanto sia rognoso fare sta cosa, ma visto che si sono scordati a mettere checkpoint... il ramo d'albero. Ok, quindi ogni volta che carico da qui devo anche riprendere il ramo d'albero. Va bene. Non mi vedi, non mi vedi. Sono nascosto. Sono nascosto. Il mio difesa è l'attacco. Dai! Dove cacchio è la faccia? Vabbè. Sto trovando sempre più difficile trovare qualcosa di positivo in tutto ciò. Per risparmiare 5 secondi in caso di mancata bravura mia, si necessita di far ciò. Va bene. Ho fatto anche un giro intorno al tavolo così, giusto per... Tra l'altro, allora, quella porta a cosa serve? Adesso sto facendo il giro, non sto effettivamente proseguendo. Ok, no, mi sa che devo aprire la porta.
Oppure potresti buttarti dalla finestra, non sarebbe male. Però apriamo la porta. A questo punto quella zona è inutile. Che uno va qui prima perché c'è il tizio lì che lo può prendere alle spalle. I passi li sento, vorrei vederlo anche. Ma sembra lui sarebbe intelligente colpirlo con la lancia. Ma siccome non mi dà pensieri di quante possano essere le lance che servono. Senti sti cazzi. Ed è ancora vivo, tra l'altro. Ah, ma questi sono... Ma non si vede niente. No, non voglio ridurre il livello di difficoltà. Vorrei che avesse un senso quello che sto facendo. Tralasciando l'assenza di checkpoint. Perché in una situazione in cui i mostri non respawnano, mi stai solo dicendo fai più volte avanti e indietro. Quindi tralasciando l'assenza di checkpoint, ma in una situazione in cui... Ok. Per un momento pensavo fosse ancora vivo. E per una situazione in cui c'è... Stiamo usando il corpo a corpo. Ma fammelo usare come si deve. Non che quello fa le mosse indù senza farmi capire niente. Tra l'altro questo, lo bloccava questo. C'è una porta con del legno e dei chiodi, non, li blocca, non lo blocca. Questo sì. Mi butto da qua. Appena vedo che fa il giro mi butto da qua. Va bene, gioco, che ti devo dire? Sei contento così? Le gimmick, dobbiamo usare le gimmick. Se tu sei contento con le gimmick, lo sono anch'io. E vabbè. Sì, ma sono 18, dai! C'è un muro dietro di me, veramente? Ma quello gli era venuta l'efisema a turni. Vabbè, io sto trovando sempre più difficile trovare una situazione in cui se ne possa parlare proprio positivamente. Non neanche negativamente, è una situazione
ibrida. Specialmente pensando che Nata Hero era gratis e questo è a pagamento. Cioè, questa è la cosa che più mi lascia. Scendi, sì. Ho detto scendi. Opla, aumentiamo ancora di più la potenza fisica. Prego tasto. Ok, così siamo nel magazzino. Quella porta poi va bene. Qui ci starebbe benissimo un save point. Non sai quanto ci starebbe bene un save point. E infatti c'è una soluzione medica. Quindi Nata Hero è come se l'avessero rilasciato gratuitamente, perché è come se fosse una patch con un contenuto. È come il finale di Dragon Quest Builders 2, che è stato aggiunto con una patch. Cioè, ci sono diverse idee, ma poche ne vedo integrate come si deve. A partire dall'assenza di checkpoint, che in una situazione in cui i mostri non respawnano, l'unica cosa è farti ripetere una sezione che già hai vissuto, ma col fatto che puoi tornare indietro a salvare, non serve a niente non avere checkpoint. Serve solo a farti perdere tempo. Oh, save point. Sì, vabbè. Tanto questa è la quinta bambolina. La quarta bambolina. Ah no, sono diverse. Ah, questa aumenta del 5%, quindi siamo al 9%. Dai. What? Oh, come on. Ma è sempre lui. Questa finale è stata la cosa più bella. Oh, siamo all'inizio di Automata. Boss fight. Dai. Inizia, è proprio come un Souls, bisogna girargli attorno. Una presa? Poi non c'è il target. Ho premuto R3 perché pensavo desse il target.
non è ancora finita, tra l'altro. Bravo, prendilo, prendilo. Sì, però, porca bu... Che schifo. Ma cosa, not bad. No, no, non posso fare di meglio, non vedo niente. È morto. Se siamo a ridosso... Vabbè. Il calcio, cioè, paradossalmente è migliore spammare il pugno destro che le combo. Cioè, sto spammando il pugno destro e ho fatto molto più velocemente rispetto a prima, rispetto alle combo. So che c'erano prima, sono io scemo. Fai curare, vero? L'animazione è durata 70 anni. Un'animazione che ha la cancel. Ma lui non si ferma? La tua combo non si ferma? Fatta a mancarlo, dai! E lo fa come God of War, me lo porta... No, non me lo porto. Vabbè. Ok. Con un gameplay leggermente più onesto sarebbe potuto essere una bella boss fight, come quella con Jack, come si chiamava il figlio, con Lucas, come quella con Lucas. Quella con Lucas era bella. Ok, penso non ci sia più niente. Ma ha fatto il giro? Però gli sembra una zona diversa dopo. Ah no, ha fatto il giro. Schifo. Potevo fare una bomba artigianale, ma abbiamo deciso di no.
Ti sarebbe bastato non buttare la testa a mare e tutto questo non sarebbe successo. Tanto non so cosa fare. In effetti. Potevi inseguirla a nuoto. Ma non posso guidarla, quindi decide lui. Ah, in effetti era l'ultima zona rimasta. Cosa? Hai dovuto usare un effetto di solvenza per cambiare totalmente il gioco? Beh, lì ti puoi impiccare se vuoi, Joe. Ok, questa dovrebbe essere l'ultima zona. E quello potrebbe essere anche l'ultimo save point. Chissà quante volte si morirà da qui a lì. Sono coccodrilli. Vabbè, ma lo stupido sono io. Come se spuntano fino al momento in cui ti mangiano. Ah, ok. Farfalla. E quello? È un granchio, cos'è? È un granchio? Due granchi, sono gamberi. Sono identici, non si nota minimamente la differenza. Questo fa molto DLC di Bloodborne. Dai, però. Questa è la cosa più bella che abbia visto finora in questo DLC. Che tra l'altro è quello che c'è nella stanza di Evelyn. Porca pu... Dov'è? Dov'è? Non c'è. Loro che possono ucciderti con un colpo non ti danno la possibilità di essere colpiti. Vabbè. Altro, questa rialzatura è solamente per ottenere una lancia, perché non mi sembra ci siano altre cose utili da questa rialzatura. Capito a che pro farmi aprire il frigo? Vabbè. Già, c'era un gambero. Ma tirato a casa l'ho preso comunque. È morto, vero? Mi sa di no. Sali! Cosa mi fai l'animazione della cancel quando stai salendo? Ma perché ci sono i gamberi rinchiusi? Cioè, ma veramente?
Statti fermo. Cioè, si muovono. Ok. Ora il problema è dove io voglio andare, perché posso andare lì o lì. Quello è troppo lontano per adesso. Quindi proviamo ad andare per di qua. Ho finito le munizioni, corri! Porca puttana! Da dove è spuntato? Relax. Vabbè. Oh, un checkpoint. Quando servivano non c'erano. Ora è uno scolopendro, prima era un gambero. Ecco, e ora? Ah, ok. E ora? Adesso proviamo per di qua. Non so se è la strada che mi dà più bonus. Di sicuro è l'unica sicura. Ma poi mi sembra che sia comunque ricorsivo. Cioè, o vado di lì o vado di là, se arrivo comunque qua. Buono, 10% in più. La lampadina è utilizzabile. La lampadina soprattutto. Io qui posso scendere e andare nel frigo, ma se c'è a caso un alligatore io mi arrabbio tanto. Io lo sapevo, che stupida cosa, ma che mi fai una piccola zona senza che mi esca l'alligatore? Che senso ha? Lo stupido, poi io pure stupido. Se non mi esce l'alligatore, io non posso tirare a caso, quindi è game over sicuro ed è una stronzata. Dov'è l'oggetto? Cioè, io adesso, quando anche volessi andare nel frigo, se quello lì non si vede, non mi dà segni di vita, l'unico modo è aspettare che si alzi e sperare di prenderlo. Ma tra l'altro c'è un ingresso qui. Cioè, non c'è niente che te lo faccia capire, niente. Devi entrare e poi andare a culo. Va bene. Lo chiamavano level design questo. Vabbè, il gioco non vuole che io esplori e non esploro, ti devo dire. Almeno qui si può salvare. Ma ecco, il coccodrillo spunta a prescindere, non... Perché c'è una scala in caso dovessi cadere?
Dai, però, ma mi sono difeso in tempo. Ho perso un sacco di vita perché non mi ha preso il prompt della difesa. Curati! Quando fa questa mossa si ritrae indietro e non riesco a colpirlo. Ho perso 3 cure. Per sti cretini. Quattro cure. Ma finiscono? Ok. Almeno il risultato è che mi ha aumentato del 5% la potenza fisica. E il gioco mi prende per stupido, come se non avessi capito che non si potesse distruggere la porta. Però ho finito le cure, il che è molto peggio di qualunque altra cosa. Ho sbagliato. Ok. Frena. Non l'avevo visto minimamente. In che senso? Come ha fatto? Cioè, mi sono difeso. Mi ha dato la difesa? Ma mi ha preso comunque al 100% del danno? Ah. Siamo ritornati a non avere i checkpoint, a quanto pare. Vabbè. Vediamo quanto danno riesco a fare adesso a quei nemici. In base a quello magari torno indietro a salvare. Dov'è l'alligatore? L1 l'ho premuto, ma l'input non è partito. Sono morto. Invece no. Sono seccato. Il gioco ci dà i mezzi, utilizziamoli. Dov'è la bambola? Dov'è la bambola? Ah, qua dentro. No, ferraglia. Dov'è la bambola? Allora, a parte lui che è ok. Mi stai dicendo che sono casuali drop? Cioè, fino al gambero e la scolopendra lo capivo che ho preso la bomba invece del gambero, ok. Ma quello era un plus di potenza e non è obbligatorio. Vabbè.
Devo dire, vabbè. Magari lo rompe lui. Avevo uno, manco mi ricordavo di averne uno. E qua? Sono quei prompt lì? Ah, sono i rami dall'altra parte. Ma dai che devo morire con sto stronzo. Ma il prompt! Se mi difendo, ma non ha senso. Non ha senso sta cosa. Mi difendo, mi dà l'animazione della difesa e mi prende comunque al 100% del danno. C'era il prompt per terra dello schiacciarlo ed è scomparso, non è più apparso. Oh. Mi sento quasi stupido di aver pagato per sto contenuto. Vabbè, ammazzami. Ovviamente la zona non dà il minimo checkpoint senza minima costruzione, perché basta tornare indietro per salvare. Non è sempre uno, ma l'ho appena preso. Non mi faccio più domande. Ma proprio quando uno vuole essere scemo anche nelle... nei geodata devi esserlo proprio fino alla fine. Ci hanno messo una cosa piccola con tante scale solo per non farti correre, per farti avere la paura di correre. Non c'è nessun altro motivo. Per quanto magari lì ci sono tante cose fighe, ma per arrivare lì devo capire come ci si entra, probabilmente da quella baita lì. Io da qui? No, devo andarci verso quella baita. È questa. Ma ci sarà sempre la stessa stronzata del fatto che a caso appariranno i coccodrilli. E siccome non abbiamo tutto sto tempo da perdere, no. Stavo per cadere. Visto? C'è davvero? Chissà quanto dura il suo agro.
Vediamo se dura. Mi sa di sì. Vabbè, mi sono scocciato. Prima è stato più figo perché l'abbiamo fatto stealth, però. Ah, ma c'è già quella a terra. Sono morto. Oh no. Sono scomparsi proprio. Io che cosa mi difendo a fare? Che cosa mi difendo a fare? Dai, ci sarà un coccodrillo qui per forza. Non vedo anche tasto. Fa un culo. Non ti dà il minimo tempo di comprenderlo. Va bene. Però gli hanno voluto mettere la difficoltà artificiale. Lo comprendo. È un metodo di realizzare qualcosa. Un metodo pessimo. Vediamo. Peccato perché l'idea dietro è davvero bella. Va bene. Ok. Una zona costruita solo per non farti correre. Senza nessun altro motivo. No, la porta era chiusa, quindi non l'ho ucciso. Non mi hai visto? Quasi quasi tornerei indietro a salvare. La musica per cosa sta? Vabbè. Non lo sapremo mai probabilmente. No, dai, ho sbagliato tasto! Non mi si è aperto il menu perché volevo aprire il menu e per me era R1. Ma non mi si è aperto il menu. C'è
bella musica. È morto. Dai, però non cadere di sotto. Questa è sempre la miglior difesa dell'attacco. Sì, ma non ha senso. Sì, vabbè. E ora che faccio? Non lo so. Non so come definirlo. Un checkpoint? Che giorno è oggi? No. Ma questi prima sono quelli che ci si con la bomba. Non c'era. Ma non puoi variarmi così tanto in base a come ti senti. Mancato. Però si può riprendere. La prima volta che manco un bersaglio. Quindi... l'altra era prendibile anche da lì a quanto pare. Ah, perché è rimasta appesa al muro. Questo è più duro di quello, praticamente. Ok, ma magari dà anche difficoltà artificiale. Però prima c'era e mi è scomparso, quindi non lo so. No, come si chiama? Difficoltà dinamica. Difficoltà artificiale penso sia assurata. È la canzoncina. Forse siamo al finale, eh? Mi sarei aspettato molte più cure se eravamo al finale. Per carità, prima le cure erano nella battaglia, quindi... ovviamente un cimitero anche come zona. E qua si affonda Padre Gascoigne. Vuota. Ah no. Che paura. Ma questo è quello che esplode. Sì, vabbè. Non ho idea di come fare senza bombe. Bravo. Crepa, dai! Non può essere così bombe centered sta battaglia!
Mi sa di sì, invece. Invincibile, sono invincibile. Ma basta. Bravo, non ci arriva, oh, non ci arriva. No. Invece doveva attaccarlo. Come mi ha preso? Cioè, qua se non fai le cancel, poi neanche ti blocca le animazioni. Doppio danno, perché invincibile. Minchia, vero, questo scoppia. Vabbè, allora io ho lanciato una lancia a vuoto. Questo con le bombe lo si faceva subito, tra l'altro. Vabbè. Mi sa che tornare indietro è inutile. Zona finale. Forse. Forse sarebbe stato sensato salvare. Vivo allora, Jack. Ma non è possibile che sia vivo. Cioè, gli abbiamo iniettato il siero. Perché deve essere vivo? Come ho fatto a sopravvivere? Not anymore. What's happened to you? Non più è la traduzione più sbagliata. Se non altro qui si riparte da zero, quindi non è colpa mia se non ho cure. Ho bombe. Navi della... Navi. Gommoni dell'Umbrella. Sembra esserci niente in mezzo. Una zona, una cosa medica, una cosa soprattutto. Ma e qui? Ma non era obbligatorio andarci? Cioè, mi semplifica così tanto solamente perché ho fatto un'esplorazione? O magari...
Ma magari se non ci arrivi muori subito. Potrebbe schioccare le dita. Ah, ma forse non potevo aprire la porta senza il guanto. Eh sì, non potevo aprire la porta. Pensavo che volasse via. Le facevo anche io quando ero piccolo queste cose. Dai, l'ultimo save point. Ah, ma guarda dove siamo. Una musica epicissima. Sarebbe bello rifarsi il DLC con sto guanto. Questa cosa che camminano dopo un po'. Questa è la musica degli Avenger. Ah, ma sono sbarrate perché essendo una zona esistente, però non vogliono farti entrare lì. Non è che poi si aprono. Due volte l'ho vista, mi picchio culo. Ah, non è il riflesso, non è. Ma dai, ma l'animazione! Qua ho sbagliato io. Charging. Quel buco cos'è? Ah, è la finestra. No, no, non scoppiare, non scoppiare. Mi ha preso comunque. Ah, quindi è ancora più forte. Ah no, questo è solo 5 perché quelli prima li ho persi in effetti. Buttati. Bella strada. E finita anche la musica. Magari ce ne sono altri che non vedo. Ok.
un altro save point. Mi sarebbe bastato fare la zona. Gli oggetti persi sono stati inviati. Ah, non ha molto senso. Va bene. Nome AMG-78. Sviluppato per assistere nel trasporto di materiali pesanti. Una volta indossato, gli impulsi nervosi vengono riconosciuti e sincronizzati tramite un attuatore con una potenza massima in uscita che supera i 50 cavalli. Degli assorbitori riducono il rinculo, riducendo così ogni possibile danno per l'utente. Massima potenza in uscita 78 AP, 6000 rotazioni per minuto. Massima coppia 155 Nm, 4500 RPM. Peso unità 5,5 kg. Abbiamo terminato le analisi dei tessuti che sembrano appartenere a Jack Baker. Le cellule mostrano un'incredibile capacità di recupero ai danni fisici e chimici. Il mutamicidio di serie E secerne un enzima simile alla telomerasi che passa attraverso le pareti cellulari, provocando una normale attivazione della cascata ARK. In questo modo si ottiene una divisione cellulare forzata che rigenera i tessuti danneggiati. La ripetuta divisione cellulare, tuttavia, porta rapidamente a un crollo nella struttura intracellulare. Il risultato è una desquamazione della consistenza simile alla fanghiglia, come abbiamo osservato nei campioni di tessuti raccolti. Siamo giunti alla conclusione che le cellule raggiungono il limite di Hayflick. È da notare come i campioni raccolti degli altri membri della famiglia, la moglie Margaret, il figlio Lucas e la figlia Zoe, non abbiano mostrato le medesime proprietà rigenerative. I sintomi possono dunque variare a seconda del soggetto. Sono i necessari ulteriori approfondimenti. Quindi ora che mi prendo tutti gli idoli, divento una bestia. Ok. L'ultimo save point. L'ho detto già 6 volte però. Ok, dai, devo andare un colpo di grazia. Just you wait, Jack. Zoe's coming with me. Zoe! Oh, me la porta con il Cerbero. Totalmente diversa la casa ora. È diventato proprio uno studio di ricerca. Ripreso con gli stessi difetti di prima. No, dovevo curarmi. Colpa mia. Mi sono andato sparato. Quasi pensavo che fosse... Bella questa immagine. Pensavo quasi che fosse tipo scriptata. Invece no, non è scriptata. Tanto lì c'è una soluzione medica. No, ma povera Zoe. Sì, ma se... Sì, ma o mi carico o mi difendo. Non posso fare tutte e due cose. Curati. Ha detto whoops. Dai. Perché? Curati, curati, bastardo. Ho premuto 6 volte L1 o R1, tutte e due le ho premuti. Ma non ho capito perché mi ha fatto la serie di pugni. Non l'ho chiesto.
ti dicono che per fare il boss devi caricare l'arma, ma ti fanno affrontare un boss che non ti dà il tempo di caricare l'arma. Fammi curare. Che fastidio. Just you wait, Jack. Zoe's coming with me. Zoe! No, non serve. Non mi dà il tempo di curarmi, è inutile che le prendo le medicine, le prendo in caso ne abbia bisogno. Senza Locon sta fight è pessima. Allora non gliene frega niente. Curarmi. Ah, beh, deve fare tutta l'animazione. Curati. Proprio per miracolo. Come mi ha preso? Curati, ti prego. Curati! Avevo uscito la bottiglia, oh. Schifo di mossa. È finita? Mi sa di sì.
Zoe, vacci. Oh, terza persona. What happened to her? Are you okay? I'm fine, don't you worry about me. It's all over now. Guardatele dei vestiti. Cioè anche no. Weapons down. It's all right. You must be Zoe Baker. Who the hell's asking? Chris Redfield. Been looking all over for you. We're here to help. In effetti. Hanno chiuso anche un cerchio. Sempre anche col pugno comunque, perché lui ti dà il benvenuto con un pugno. I was trapped with those monsters for 3 years. All of them trying to kill me. I can't wait to turn me over. You gotta know. Deep down somewhere, they were still your family. And they loved you. Especially your daddy. Even in his final days. We found her. He's a tough kid. Of course. Hang on. Yeah, hey, Ethan, no? Someone wants to speak to you. Zoe! Zoe, are you there? It's you! I don't believe it. You actually made it. We both did. You didn't forget about me. I told you I'd send help. And I always keep my promise. Non ti sei dimenticato solo perché l'hai chiamato. Thank you. Cioè, l'hai solo chiamata, non ti sei. Non hai fatto nient'altro. E con questo io direi che possiamo definire concluso il nostro cerchio di Resident Evil 7. Vediamo allora, difficoltà normale, RIA B19, 18 salvataggi, 700 pugni, 8 uccisioni. E gli idoli ottenuti. Sfide estreme. Completa tutte le sfide, otterrai macete maledetto. Le sfide si attiveranno in determinati punti di livello per lo stesso livello di difficoltà usato per completare la fine di Zoo. Joe must die, ovviamente. L'arma. Ah, quindi si può usare da subito veramente. Questa è figa come cosa. Un fucile e basta. E ho ottenuto il DLC promessa mantenuta. Il DLC aveva tante idee fighe, purtroppo sono state usate male, perlomeno per quella che è stata la mia esperienza. Magari avrebbe dovuto costruire maggiormente sul design, o forse avrei dovuto usare meglio il crafting io, chi lo sa. Quello che sappiamo, quello che sappiamo è che non vuole funzionare sta cosa. Andiamo qui. Libreria. Software installati. Tasto destro. Gestisci. Disinstalla. Abbiamo finito definitivamente Resident Evil 7 Biohazard. Da giovedì prossimo torna Yakuza 5 dopo la pausa che abbiamo ottenebrato, si può dire, non credo, dopo la pausa che abbiamo fatto. Va bene, direi che questa parentesi, questo cerchio di Resident Evil ce lo possiamo mettere alle spalle. Avremo Village non appena si libera uno spazio nello slot, forse non si libererà mai, ma in un'ottica vorrei portare in un futuro Village. Domani invece abbiamo Cyberpunk 2077 versione next gen. C'è anche il Devon di Elden Ring, ma questo è secondario. Sì, è così libero anche spazio. Va bene, io vi ringrazio
per essere stati presenti. Come al solito, se la live vi è piaciuta, iscrizione, like e condivisione. Spread the knowledge, che è sempre la cosa più importante. Tanto siete tutto il mio schermo ora e non va bene. Ecco, e noi ci vediamo alla prossima live. Ok, bye bye.